Torniamo sull'ennesima iniziativa che sforna un ulteriore percorso di valorizzazione culturale in un territorio regionale che ha sempre mal sopportato ogni respiro di valenza davvero culturale, mortificando ogni possibilità di aggancio con le direzioni turistiche e le più adeguate attività dell'accoglienza. Una iniziativa che fa il paio con tante altre analoghe iniziative, come le dispendiose con denaro pubblico, partecipazioni a fiere, borse e convention che hanno prodotto un ritorno sotto lo zero, come le tavole rotonde, le conferenze, le mostre, le attività varie di cultura che hanno valorizzato in tanti modi solo e soltanto gli organizzatori. Questo e tanto altro ci sentiamo di tirar fuori concretamente dai seminari del Molise tra storia e paesaggio. Una iniziativa che prevede ben 14 seminari dal 10 giugno al 17 novembre con 23 relatori, tutti tassativamente non molisani, perché è risaputo che noi molisani non siamo mai veramente adeguati a maneggiare le disposizioni culturali della nostra terra, sempre più terra di conquista, sempre più governata a perdere, giammai a valorizzare il proprio patrimonio umano e professionale. Per quello ci pensano le istituzioni di altre regioni e di altre nazioni. Dunque un'altra iniziativa che, pur se legata ad un master di secondo livello in progettazione e promozione del paesaggio culturale, quasi certamente non servirà ai nostri giovani, per i quali, con lauree, master e medaglie varie, l'unica prospettiva del momento sembra essere diventata quella di lavorare al McDonald's in apertura prevista a Campobasso. Intanto abbiamo chiesto qualche lume all'unica persona che non ha oggi responsabilità dirette, il direttore della Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, Carlo Birrozzi. Questo è un percorso formativo per giovani laureati che abbiano già un'esperienza di lavoro. Il master è un'occasione molto importante per studiare il Molise. Insieme al master abbiamo voluto offrire alle varie città del Molise e comunque a tutta la regione l'opportunità di incontrare specialisti di fama nazionale e internazionale su diversi settori disciplinari che, oltre a fare lezioni ai ragazzi, terranno delle lezioni pubbliche. C'è possibilità di sviluppo anche sul piano lavorativo per tanti giovani in questo Molise? Guardi, noi ci stiamo lavorando moltissimo. Una delle nostre ambizioni è quella di creare un gruppo di giovani molisani che ci possano supportare nel rendere fruibili tutti i beni culturali che gestiamo direttamente noi e anche quelli che gli altri che ci sono in Molise, da quelli di proprietà pubblica a quelli anche privati.